Farmacia Borsellino, la casa di Paolo in via Vetriera, la strada di Paolo. In questi locali fu attiva dai primi anni 900 fino al 1968, anno in cui dovette essere trasferita a causa dei danni riportati a causa del terremoto, la farmacia Borsellino, che fu gestita prima dal nonno Paolo, poi dal padre Diego e poi dalla sorella Rita, di Paolo Emanuele Borsellino. Il magistrato ucciso dalla mafia e da pezzi deviati dello Stato nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. In questa via Vetriera, nel cuore della Calza, Paolo nasce e visse fino all'età di 17 anni. In questa via condivise i suoi giochi di strada con i figli degli abitanti di questo quartiere, un tempo popoloso e risonante delle voci degli abitanti, dei bassi e dei venditori ambulanti che, ognuno con il suo tipico richiamo, spesso somigliante a un canto, abbagnavano magnificando le proprie mercanzie. In questa farmacia Paolo assimilò l'odore particolare che proveniva dalle confezioni di medicinali allineati sugli scaffali che, anche in tempi successivi, lo faceva tornare alla sua infanzia ogni volta che tornava in una qualsiasi farmacia. In questa farmacia, sfidando i rimproveri del padre, sottraeva dai barattoli di vetro le burnie che li contenevano per gustarle come le cornie, le ostie, i bastoncini di citrato di magnesio che frizzavano appena inumiditi con la saliva e le tavolette di Nestrovit, un integratore alimentare per l'infanzia, usati come cioccolatini. In questa via Vetriera, piena di ricordi, la strada di Paolo, nei locali dell'antica farmacia, vogliamo far nascere la Casa di Paolo, un centro aperto a tutti, ma e soprattutto ai giovanissimi abitanti di questo quartiere, dove svolgere attività da ideare insieme ai suoi abitanti che possano richiamare i giovani e mantenere insieme viva la memoria di Paolo e dei ragazzi che, anche per la nostra Palermo, sacrificarono la loro vita insieme a lui, Salvatore Borsellino e le agende russe.